Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con un nuovo squad builder. È da parecchio che non vi portavo uno squad builder e oggi siamo qui con una squadra che ha un solo aggettivo. È da urlo. Veramente, questa squadra costa all'incirca 1,2 milioni, 1,3 milioni. E prima di Prince Range, questa squadra poteva costare 3 milioni e 5, 4 milioni. Mi sono fatto un po' di calcoli e all'incirca così poteva costare. È un'ibrida tra Ligan e BPL e andiamo subito a vedere. Allora, in porta troviamo lui, ragazzi. Ruffier, ragazzi, lui è un portiere che mi ha stupito. Non me lo sarei mai aspettato così forte. Cioè, è una sorpresa, ragazzi, veramente. Dalle statistiche si poteva già intuire, ma poi nel gioco. È più forte, ragazzi, secondo me più forte di Neuer, cioè secondo me è il portiere più forte del gioco, perché con queste statistiche poi in porta non fa passare, cioè non fa passare un tiro. Poi vabbè, c'è anche la difesa a supportare, però insomma Ruffiero un portiere da grandi doti. Vediamo qui 86 di tuffo, 88 di riflessi, 85 di presa, 55 di velocità, che non è neanche malissimo per un portiere per le uscite. Poi 77 di rinvio, che forse è l'unica pecca, mi fa che rinvio un po' sbagliato. E poi 88 di piazzamento, veramente io non so che dire. Pagato 32.750, adesso costa anche di meno. Infatti, se andiamo a vedere, qui 25.000 prezzo, sì, sui 27.000, sì, 25.000, sì, comunque a questo prezzo qui. Poi andiamo a vedere i primi due difensori centrali. Il primo è David Luiz If, che l'ho pagato 101.000 crediti, adesso costa 75.000. E statistiche anche per lui stupende. Già la versione normale, quella NIF, era qualcosa di pazzesco, era un buggatone. Adesso veramente un muro. 78 di velocità, 83 di difesa, 81 di fisico, poi anche un 74 di passaggio. E se vogliamo dirla tutta, infatti, come vedete, due assist addirittura. Quindi, proprio un giocatore, un difensore praticamente perfetto, ideale per la squadra. E poi ad affiancarlo non poteva che essere lui, per dare tripla intesa alla difesa, Thiago Silva. Se avete i crediti, comprate quello Tutti o Man of the Match. Pagato 30.000 crediti, questo Thiago Silva lo comprai parecchio tempo fa, infatti come vedete 74 partite, parecchio, molto molto tempo fa. Dalle statistiche già si capisce tutto, difensore più forte del gioco, anche dall'overall 87, 78 di velocità, 90 di difesa, 80 di fisico, anche lui un bel 72 di passaggio. Insomma, i centrali hanno un bel passaggio, si può dire. Anche Thiago Silva ha fatto un assist. E insomma, io questo difensore praticamente lo metto in quasi tutte le squadre. È un grande. Adesso quanto costa? 17.000, prezzo minimo, dovrebbe costare, sì, 21.000, 20.000, sì, insomma, sui 20.000 crediti. Adesso andiamo a vedere il terzino destro, che è lui, Aurier. Questo terzino qui, già delle statistiche dite, ma è il più forte del gioco. Sì, è il più forte del gioco. 85 di velocità, 85 di difesa, 86 di fisico, 79 di passaggio, 78 di dribbling, cioè di tutto praticamente. Anche il tiro anche se ha 65 sulla carta, ma poi nel gioco fa certi tiri, sono delle bombe. Anche se non mi ha fatto neanche un gol, però impensieriva di molto il portiere. Molti tiri, il portiere li parava e li metteva in calcio d'angolo. Anche lui due assist. Insomma, la difesa fa un po' da regista. E insomma, un terzino già, vedete dalle statistiche, praticamente perfetto. Pagato 21.000 crediti. E adesso andiamo al terzino sinistro, che adesso iniziamo con la BPL. Felipe Luis del Chelsea, brasiliano anche lui, quindi fa intesa con David Luiz. 82 di velocità, 81 di difesa, 77 di fisico, 76 di passaggio, 78 di dribbling. Insomma, statistiche equilibratissime, scusate. E pagato 4.100, insomma, un terzino che vale veramente la pena comprare. Forse il più forte della BPL. Poi adesso passiamo al centrocampo. Partiamo da qui.
troviamo Yaya Touré, che fa anche intesa con Auriel, perché è della Costa d'Avorio. Insomma, 76 di velocità, 79 di dribbling, 82 di fisico, 81 di passaggio, 80 di difesa e 90 di fisico, che praticamente Yaya Touré è spostabile, non si può spostare, cioè lo puoi anche sparare, non cade. Pagato 160.000 crediti, da comprare lo si trova, ce ne sono miliardi sul mercato. Over 80 sì, 4 stelle piede debole, 3 stelle abilità, anche lui 2 assist, un grande regista, ma soprattutto anche in fase difensiva rende molto. Poi andiamo all'altro centrocampista che è Ramirez, che praticamente fa intesa con tutti, anche con David Luiz e Thiago Silva, perché sono brasiliani. E lui secondo me è, cioè, un centrocampista che dà molto alla squadra anche in fase difensiva e soprattutto in base alla velocità, porta molte volte avanti la squadra. Pagato 6.100 crediti, li vale assolutamente tutti, ma ha fatto anche un gol nonostante il tiraccio che ha. Questa è l'unica pecca di Ramirez, ha un tiraccio. E un tiro, due assist anche lui, praticamente tutti e due assist mi fa. Due assist, tre stelle piede debole, tre stelle mossabilità, 88 di velocità, che è la statistica chiave di questo giocatore. Poi 82 di dribbling, 79 di difesa, 69 di tiro, 77 di passaggio e 73 di fisico. Overall generale 81, un buonissimo giocatore. Poi andiamo all'altra stella di questa squadra, ossia Santi Cazorla Sif. È uscito questa qua, la seconda versione in forma, e possiamo notare subito che statistiche, ragazzi. 76 di velocità, 91 di dribbling, che skilla come volete. 91 di dribbling, 83 di tiro, 38, vabbè, 38 di difesa, non ci interessa, è un centrocampista. Poi 90 di passaggio e 65 di fisico, che è una statistica bugiarda, 65 di fisico, perché mi è capitato molte volte che resiste ai contrasti, cioè è un buon giocatore, un buon centrocampista che resiste. Pagato 183.000 crediti, per lui vale anche molto altro. 5 stelle piede debole, 4 stelle mosse abilità. Anche lui 2 assist, praticamente tutti i 2 assist. Adesso però passiamo al trio, ragazzi, il trio. COC, il giocatore più pagato di questa squadra è lui, David Silva, second in form, Sif, pagato 488.000 crediti, ho avuto anche fortuna di comprarlo perché ieri l'ho preso, ho fatto l'asta mentre c'era la manutenzione. Meno male perché costa sui 550.000 crediti, ci ho anche guadagnato, insomma. E per lui statistiche spaventose, 78 di velocità, 93 di dribbling, anche lui skilla, fa di tutto. Poi 82 di tiro, 91 di passaggio, 59 di fisico, che è quella la pecca di questo giocatore, perché sarebbe anche il fisico, dovrebbe costare minimo 3 milioni, che sarebbe il prezzo che costava prima dei Prince Range, costava 3 milioni, 2 milioni e 5, almeno così mi ricordo, adesso costa così poco, cioè io questo giocatore lo volevo comprare appena uscì, ma non avevo la disponibilità dei crediti. E adesso finalmente ce l'ho in squadra, perché in attacco ci sono. Ah, aspettate, perché ha fatto anche 6 gol e 8 assist in 9 partite per un COC. È veramente una grande cosa. Adesso presentiamo i due attaccanti che nella BPL ci devono essere per forza. Il primo è Diego Costa. Upgrade, 83 di velocità, 85 di tiro, 88 di fisico. E con l'80 di dribbling è un po' la pecca, ma io riesco a skillare lo stesso. Pagato 17.250, 9 partite, 9 gol e 2 assist. Con la carta cacciatore ve la straconsiglio perché andrebbe a arrivare 86 di velocità, 88 di tiro. Veramente lo spagnolo del Chelsea non perdona avanti alla porta. Qualsiasi posizione, cioè, quando è in area deve segnare, segna per forza. E là, sostenerlo di velocità, c'è lui, El Kun Agüero. Upgrade anche lui, 280.000 crediti per lui, 9 partite, 14 gol, 7 assist. Che dire? 89 di velocità, 89 di dribbling, 87 di tiro, 68 di fisico. Carta cacciatore per lui. Mamma mia, giocatore pazzesco.
4 stelle skill, 4 stelle mosse abilità. E con Agüero, ragazzi. Cioè, un mostro. Quindi questa era la squadra. Ve la straconsiglio. È davvero molto molto forte. Su 9 partite ne ho persa solo una. Tutte vinte e una pareggiata. Ragazzi, fatevela perché ne vale veramente la pena. Il video finisce qui. Mi raccomando, fatela la squadra. Passate sulla pagina Facebook, iscrivetevi al canale, lasciate un like al video se vi è piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella!